Ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò la recensione del Capistrano by Trabuco. È una linea che ormai io sto proprio amando perché sono dei tabaccosi veramente buoni, cioè tutti organici. Mamma mia. Cioè spettacolari proprio. Praticamente sono fatti col tabacco macerato in botti di rovere. E poi con l'aggiunta di aromi sempre organici di frutti o miele o whisky o insomma altri liquori, eccetera. Tutto naturale, fatto tutto organico. Infatti si sente e si vede perché comunque sporca molto le coil, questo fa capire che sono organici al 100%. Il capistrano nel dettaglio è un liquido tabaccoso, è l'unione di due tabacchi che sono il Flue Cured Virginia e il Burley, con note di rum speziato con blueberry, che sarebbero, beh, i mirtilli, e note di vaniglia. Infatti c'è già il profumo, ragazzi. Peccato solo che non si può vedere attraverso il video l'aroma di questi, cioè il profumo di questi liquidi, che sono micidiali. Questo è il formato da 10 ml, ma c'è anche il formato da 30. Questo è con 3 mg di nicotina, che basta e avanza, ve lo garantisco. Se svapate a 6 di nicotina un tabaccoso di questo genere, non svapatelo a 3, tranne se, vabbè, si vuole svapare in sistemi tipo da guancia, quindi atomizzatori con tiro da guancia e così, allora sì, il 6 magari si ci può pensare. Io che lo svapo in dripper, il 3 già basta e avanza tanto davvero. Quindi adesso lo vado a mettere nel Kennedy. Come alcuni mi facevano notare, non è il sistema migliore, mi hanno commentato. È ovvio che lo so che non è il sistema migliore, ma per adesso non sono un appassionato, ecco, del tiro old style, quindi da guancia. Preferisco sistemi tipo dripper o comunque RDTA. Cioè, io mi trovo molto meglio con questi sistemi piuttosto che con un tiro di guancia. Ma adesso bando alle ciance e ci proviamo questo liquido. Tanto. A manetta. Wow. Goduria. Goduria vera e propria, ragazzi. Cioè, non ho parole. Liquido davvero, davvero fatto bene. Si sente tantissimo che sono organici. In una maniera bestiale, sentivo nella gola. Cioè, sono, secondo me, i tabaccosi, questi tipi di tabaccosi, quelli che si avvicinano molto di più ai sigari, alle pipe, alla sigaretta un po' meno, perché io anche, cioè, non mi è mai piaciuta la sigaretta normale di per sé, perché sì, avevo il vizio, ma appunto perché loro ci mettono delle sostanze che poi tu arrivi che sei assuefatto ormai e ne cerchi sempre di più, ma comunque non mi piaceva di per sé la sigaretta come sapore in bocca, anzi faceva proprio schifo. Questi invece sono la fine del mondo, proprio perché somigliano molto al tabacco da pipa o al tabacco che c'è nei sigari, diciamo. Allora, si sente proprio il tabacco e poi una sottile nota dolce, tipo appunto la vaniglia, come c'è scritto anche che c'è. Cioè, non stufa affatto un liquido del genere, perché se continuerei a dripparlo in continuazione, con tutto che, voglio dire, anche forte sul dripper, ma cioè, non smetterei mai di dripparlo, ecco. Il rum, sì, si sente, ma anche secondo me si noterà meglio con un tiro da guancia, ecco, se proprio lo vogliamo dire. Un po' si perde così l'aroma, ma c'è anche sui dripper. C'è e si sente, non fortissimo, ma si sente. Madonna, ragazzi. Cioè, ma che ve lo dico a fare? Cioè,
Chapeau, proprio la fine del mondo. Presto farò un altro ordine perché io lo so che li finirò in tempi record. Ora poi in questi giorni vi recensirò anche il Winchester che è al caffè. Infatti, ragazzi, state occhio sempre a quando pubblico i video. E il Black Star. Black Star, dovrei averlo qui. Sì, è il Black Star. Ne parlerò meglio in altre recensioni, ragazzi. Spettacolo. Wow, ancora non ho capito perché nelle boccette stesse non c'è scritto se c'è la densità o comunque il quantitativo di VG e PG che c'è. Perlomeno un tabaccoso non dovrebbe essere superiore ai 70-30. Questo credo che sia un 70-30 o un 60-40 massimo proprio. Perché già sono forti di sé. Quindi mi informerò meglio, poi vi farò sapere. Comunque sono eccezionali. Cioè, ragazzi, non so cosa davvero, cos'altro aggiungervi. Ve lo dico con tutto il cuore, ragazzi. Cioè, tutti i liquidi che ho provato, tabaccosi, anche come aromi e altro, ci sono aromi di tutto rispetto di altre aziende, ma questi liquidi già pronti e tutto, cioè, la fine del mondo. Nella boccetta troverete scritto anche quando li hanno imbottigliati, il marchio del produttore in basso. Cioè, gli aromi che ci sono, cioè, che hanno messo dentro, cioè tutto praticamente trovate scritto. E qua dietro c'è 3 mg, 6 mg o addirittura 12 mg, ragazzi. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Cioè, per chi vuole svapare, magari che è un fumatore gallito, diciamo accanito, può prendere anche un 6, un 12, che addirittura mi sembra un po' troppo eccessivo, però de gustibus non disputando un mess, quindi. Cioè, ragazzi, appena stacco il video, questa boccetta me la divoro praticamente. Detto ciò, in descrizione, come sempre, vi metterò il link dove potete trovare questi liquidi che in Italia, ribadisco, non si trovano ancora ed è un peccato, ma vediamo se arriveranno anche nel mercato italiano. E niente, vi do appuntamento al prossimo video. Se vi va, lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale e anche sul mio gruppo Facebook Vape Sisili, dove faccio dirette, parliamo di svapo, tutti, domande, dubbi e insomma chiacchieriamo anche. Va bene? Ciao ragazzi, alla prossima.